Benvenuti a questo nuovo incontro con l'autore. Oggi sono in collegamento con Luca Pasquinelli, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Benvenuto. Grazie a voi per avermi invitato, è stato un grande piacere. Per me è sempre un grande piacere chiacchierare di libri e vorrei appunto riflettere un po' con te su questo tuo lavoro nuovo, Giorni da Leone, che è un romanzo sociale in cui si indagano un po' i rapporti umani. Che cosa ci puoi dire sui contenuti di questo testo così denso? Sì, assolutamente hai detto bene, nel senso che si indagano i rapporti umani, specialmente quelli familiari. Nel senso che diciamo, il tema portante è il rapporto tra figli e genitori quando i genitori diventano un po' anziani e hanno bisogno di cure, e dall'altra parte c'è la lotta tra il curare il genitore e il continuare a vivere la propria vita. Diciamo che questo è un pochino il fulcro principale del romanzo. La prima volta in cui ho visto la copertina del libro, se devo dirti la verità, mi ha molto incuriosito il titolo, perché noi siamo abituati a pensare alla locuzione Giorni da Leoni. E invece qui il titolo diventa Giorni da Leone con tanto di L maiuscola per la parola leone. Ovviamente poi l'inghippo si è svelato leggendo il romanzo, perché il protagonista si chiama proprio Leone e ha un cognome meraviglioso che è Chiaro di Luna. È un po' lui il fulcro attorno a cui ruota tutto, giusto? Sì, assolutamente è un romanzo incentrato molto sul protagonista che appunto si chiama Leone. Che in realtà non è molto un leone, ma è un po' una pecorella di più, ma lui si crede un leone, quindi è ancora più, diciamo, autoironico il nome. E questo Chiaro di Luna sì, che è un po' nato dal fatto di noi, quando diciamo sempre con questi chiari di luna, è un po' su questo tema della vita che non sempre è facile. Io ho anche letto, oltre che il romanzo, un comunicato stampa nel quale tu stesso dicevi che questo libro è nato da un bisogno, cioè hai sentito ad un certo punto il bisogno di mettere ordine rispetto a certe cose e di scrivere. È così? Sì, assolutamente è nato proprio da un'urgenza, diciamo, che avevo e che sentivo, ed è in parte, diciamo, nata da una questione un pochino autobiografica, nel senso che io mi sono trovato a dover accudire i miei genitori per un po' di tempo, per più di un anno, e tutti questi ricordi, belli e brutti, e tutte queste lotte anche interiori, le ho volute poi buttare giù una volta che erano un po' decantate, e ho sentito questo bisogno di esprimerle anche in maniera ironica e un pochino cinica, diciamo la verità. Bello, mi piace moltissimo questa definizione. Che differenza c'è, Luca, tra l'ironia e il cinismo? Questa è una bella domanda, nel senso che secondo me il cinismo è qualcosa di un pochino più sfidante verso gli altri, nel senso che l'ironia è qualcosa che magari ci accomuna. Mentre il cinismo è una cosa per cui l'altra persona deve fare un passo verso di me per riuscire a capire questa cosa, perché altrimenti viene presa un pochino magari in maniera sbagliata, no? Invece con un piccolo passo in avanti si riesce a incontrarci, a capire che il cinismo alla fine è un'altra forma di ironia, un pochino più così, sferzante, ecco. Bellissima definizione, mi piace molto. Ne approfitto per chiederti un'altra cosa che riguarda il libro, ma indirettamente in questa misura. Tu sei anche sceneggiatore. Quanto ha influito il tuo essere sceneggiatore, quindi essere abituato ad un certo tipo di ritmo, di stile, di sequenza, nella stesura del libro che è in verità un romanzo, quindi costruito in maniera diversa? Qual è il rapporto tra il Luca Pasquinelli sceneggiatore e il Luca Pasquinelli scrittore? Questa è una bella domanda perché all'inizio ha influito molto, nel senso che da sceneggiatore mi immaginavo sempre di scrivere immaginandomi la scena davanti, e quindi è nata un pochino questa sorta di scrittura, un pochino, passami il termine, cinematografica, nel senso che spesso volevo mostrare i personaggi che si muovevano nell'ambiente, e questo ha influito molto. Dopo, invece, ho cercato di staccarmi un pochino da questo modo di scrivere della sceneggiatura e cercare un modo un pochino più ampio che è quello del romanzo, perché nella sceneggiatura poi alla fine ci sono gli attori, diciamo, che raccontano quello che non raccontano le parole, mentre nel romanzo no, e quindi bisogna raccontare tutto con le parole. Perdonami la domanda che potrà sembrare un po' banale, ma nasce da una reale curiosità. Adesso sei più sceneggiatore o più scrittore? Più scrittore, E sì. quindi, Sì. e quindi quali sono i tuoi progetti rispetto alla scrittura in senso esteso? E guarda, ho iniziato già a scrivere un altro libro,
Io diciamo un po' un metodo un po' particolare nello scrivere, nel senso che devo partire sempre dalla fine e dal titolo. Ho queste due cose che devo avere ferme, altrimenti non riesco a scrivere. Ho avuto un'idea che spero sia buona e così mi sono messo al lavoro subito, diciamo. E visto che ormai ti senti appunto scrittore e non credo, correggimi se sbaglio perché questo proprio non lo so, che Leone sia protagonista anche del romanzo nuovo, quindi Leone No, sta no, in no, giorni da Leone, assolutamente, come certo. ti congederesti da lui, da questo che è un antieroe? Mi è piaciuto molto quando hai detto ha un nome che è Leone, ma in realtà è una pecorella o forse anche meno. Come ti congederesti da lui? Gli direi di chiedere aiuto quando ce n'è bisogno, di non vergognarsi di chiedere aiuto quando ce n'è bisogno e di avere fiducia negli altri, più fiducia negli altri di quella che ha lui, perché è importante, sicuramente. Assolutamente, assolutamente sì. Chi sono gli autori a cui hai guardato per costruire un romanzo come questo? Sempre che ce ne siano, o quali sono le esperienze, non tanto personali quanto letterarie che ti hanno influenzato? Allora, io ho uno scrittore a cui sono veramente tanto tanto affezionato che è Hemingway, che ovviamente è soltanto un'ammirazione, un'idolatria, non voglio assolutamente parlare di ispirazione o di emulazione perché è troppo, ma lui davvero è uno scrittore che mi ha sempre colpito perché riesce a comunicare emozioni con due frasi, con poche parole, magari con un'immagine buttata lì, riesce veramente a trasmettere tantissimo. E io lo ammiro tantissimo per questo. A me ha colpito molto e forse va un po' in questa direzione la capacità di tessere una storia attraverso frasi molto spesso brevi, concise ed immediate. Non amo molto la prolissità nella narrazione, quindi tu sei riuscito, secondo me, a creare, forse anche proprio per questa ammirazione o comunque perché ti pertiene, ti appartiene, un mondo di riferimenti, secondo me, molto, molto immediato, molto presente e molto vivo. E ti assicuro che alla fine del libro non sono ancora certa della posizione che ho preso nei confronti di Leone. È un Vabbè, questa personaggio. è una bella cosa. È un personaggio che mi ha lasciato tanti ricordi piacevoli, ma a volte, forse per quello che dicevi anche tu, mi sarebbe piaciuto entrare dentro la storia dei Didai, però è un po' di più. Datti una volta. E quindi vivo un po' questa ambiguità, ma rileggerò poi il romanzo nuovamente dopo aver parlato con te, alla luce anche di alcune suggestioni che tu stesso mi hai fornito. E com'è stata l'accoglienza del pubblico di questa storia? Allora, devo dire che sono molto contento perché ho avuto dei pareri molto positivi. Devo dire che a tutte le persone, insomma, che l'hanno letto e con cui ho avuto modo di scambiare qualche parola, hanno avuto tutti dei pareri positivi e questa cosa mi ha incoraggiato molto. Devo dire che all'inizio ho proprio voluto, prima di comunque andare avanti con la pubblicazione, cercare di farlo leggere a più persone possibili che non conoscessi. Quindi un pochino professionisti del settore che per avere anche dei pareri, diciamo tra virgolette, anche brutali, per uscire un po' dalla zona di comfort e migliorarsi. E questo penso sia servito molto perché mi hanno dato delle dritte interessanti e quindi penso che sia stato un prodotto che è uscito, diciamo, già un pochino maturo, ecco, quindi per quello sono molto contento. Un prodotto che è uscito maturo con una serie di messaggi, tra l'altro che tu stesso ci hai delineato prima, ma ce ne sono molti altri nascosti nella scrittura. Ce n'è uno anche, secondo me, ma chiedo conforto a te, molto ben presente, ovvero sia che comunque non si può sfuggire a quello che c'è dentro di noi, al richiamo forse ancestrale di quella che potrebbe essere la coscienza, il grillo parlante. È come se Leone con questo non facesse tante volte i conti, ma è come se in verità tu lo volessi spronare ad andare in questa direzione. Non so se ho interpretato correttamente. Hai interpretato anche troppo correttamente, nel senso che questa cosa che hai detto del grillo parlante è proprio una cosa che io avevo in testa perché un pochino nel mio immaginario questo leone è un pochino alla fine è un pochino un Pinocchio. E ho sempre cercato di rappresentare senza, diciamo ovviamente senza palesarlo, questo grillo parlante, ossia questa coscienza, quindi assolutamente sì. Sono assolutamente d'accordo.
Mi fa molto piacere e ti strappo subito una promessa, visto che stai già lavorando al secondo libro, spero di avere la possibilità di chiacchierare ancora con te in un altro momento, non appena ci sarà qualcosa di concreto da condividere, perché mi farebbe davvero molto piacere. Spero che il piacere sia stato anche per te, nonostante la chiacchierata piuttosto breve, e quindi ti aspetto in collegamento con Video Novara non appena sarà possibile. Ma con grandissimo piacere, sarà veramente un onore essere di nuovo in compagnia tua. Grazie, grazie di cuore, buon rientro e che i giorni da leone continuino anche per il secondo libro. In bocca al lupo per tutto e a prestissimo. Viva il lupo, grazie.